Allora, facciamo, prima di entrare nel paragrafo, scusate, nella sezione successiva, facciamo 10 minuti di pausa che vedo Fra, propongo alcuni video. Dimmi. una cosa prima di parlare dell'introduzione, per rimanere e chiudere il titolo, vi faccio vedere, vi condivido lo Vai. schermo, quanti danni può fare un titolo non preciso e non riguarda nemmeno noi. Non so se avete visto mai la serie, quella Disastri Aerei, dove veramente, cioè, la realtà è molto complessa. C'è un uccello che fa un nido su un aereo, il sensore non registra, capita un altro elemento che è il pilota che è abituato a un tipo di aereo, quindi d'istinto fa alcune cose, in realtà va a peggiorare la situazione dell'aereo, morte centinaia di persone. Questa per rallegrarci un po'. Guardate come un titolo sbagliato ci porta in osteopatia. Perché poi il problema è che non solo se ha sbagliato il titolo questo gruppo di ricerca, ma noi tendiamo a siamo molto creduloni, prendiamo le cose e ce le passiamo tra di noi e poi diventano pratiche, prassi comuni nelle nostre scuole di osteopatia. Allora, stamattina, cioè è successo stamattina, manca a farlo apposta, vi condivido lo schermo. Allora, il collega Marcello mi invia proprio stamattina questa roba, e cioè sul vago è così, manda questo link, lo apriamo, lasciamo stare chi l'ha scritto, impariamo qualcosa sulla differenza tra il vago destro e il vago di sinistra, questo su Facebook, ok? In pratica ve lo sintetizzo, c'è una differenza tra il vago destro e il vago di sinistra, il destro sembra che stimolare il vago di destra porti a un'attivazione dopaminergica nello striato, quindi siamo a livello diciamo di encefalico. Beh, una cosa interessante, no? Allora, clicco su questo link per leggere l'articolo, quindi faccio una cosa che tipicamente il 99% degli osteopati, degli italiani, non fa, cioè andare ad approfondire la fonte. Ancora una volta, come la ricerca ti insegna un metodo che andrebbe applicato in generale a tutte le notizie. Apriamo la scheda e effettivamente qui si descrive questa roba qua, no? Quindi, però non è l'articolo, è una sintesi di questo articolo qua. Io ero curioso perché stamattina, minchia, cioè il vago di destra stimolato alla dopamina, perché vi immaginate anche per problematiche di che ne so, disturbi alimentari, eccetera, no, stimolazione del vago e così via. Allora, andiamo a vedere, non c'è in questo articolo, in questo blog, non so che, non c'è il riferimento all'articolo, quindi vado a cercarmi l'articolo pubblicato su Cell, eh? Cioè non è che è pubblicato su Donna Moderna. E questo qua è il titolo. Che cosa capita da questo titolo? Un circuito neurale per la ricompensa indotta dall'intestino. Ammazza. Una mazza! Non lo leggerei. Aspetta, 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 andiamo a leggere gli highlights. Qui già c'è qualcosa che mi fa insospettire, però asse, cervello, vago, cervello, intestino, poi cose interessanti. Vado a leggere l'abstract, leggiamo il summary. Substanzia nigra, dopamina, cioè cose fighe, ragazzi, cioè cose fighe. Guardate il grafico, l'abstract. Di chi si parla? Di Topi. topi, di maledetti topi si parla. Cioè, almeno a definirmi la popolazione, porca miseria. Si parla di topi, cioè questi qua che hanno fatto quest'articolo qua. Qualcuno ha fatto un articolo su Science Daily, qua. Non mi è specificato, ho fatto un cheat find, ma leggendo non si parla di topi, mouse o mice. C'è qualche osteopata che l'ha riportato su Facebook, super condivisioni, super commenti, e io vi assicuro, raga, che c'è in questo momento, in qualche scuola di osteopatia, qualche osteopata che dice, nei problemi di dopamina, di dipendenza, sai com'è, trattiamo il vago di destra. Cioè, ve l'assicuro, perché tra l'altro qui c'è l'immagine di un uomo. Avete capito come un titolo sbagliato, unito a un'altra maledetta cosa che è il non controllo delle fonti, ha portato alla catastrofe? Perché guardate che se vi sembra strano che c'è questo effetto valanga, da un titolo sbagliato i prossimi osteopati tratteranno il vago per le problemi di destra, per le problematiche di dopamina, vi assicuro che è così, perché nelle scuole passa molto il concetto esperienziale, esperienziale anche basato sull'aver creduto a determinate cose, ok? Quindi per darvi un esempio è successo davvero stamattina questa. Me l'ha inviata Marcello stamattina questa roba.